Ciao a tutti, benvenuti. Ciao Giuseppe. Valentina, benvenuti. Io sto benissimo e sono davvero felice di essere qui con voi oggi. Anche io molto, anzi. Mentre aspettiamo un minuto che si colleghino tutti, vedo che già ci state scrivendo in chat. Buon pomeriggio a tutti. E colgo l'occasione per darti il benvenuto. E dare il benvenuto a tutti nel nostro webinar di Logify, novità normative e fiscalità nel settore extraalberghiero e ringraziare soprattutto Giuseppe Lattanzio, l'avvocato dell'extraalberghiero che ha accettato il nostro invito e quindi io direi che ci siamo, abbiamo le persone che si stanno collegando e sì. Io direi che possiamo partire. Va bene, Benvenuti a tutti nel nostro webinar. Oggi insieme all'avvocato Giuseppe Lattanzio parleremo delle novità normative e della fiscalità nel settore extraalberghiero, dando appunto una panoramica generale su tutto ciò che sta succedendo, su tutto ciò che sono le normative nel mondo extraalberghiero in Italia nel 2023. E nel frattempo inizio a condividere lo schermo. Datemi un secondo, in modo che condivido la presentazione. Prima di iniziare, diciamo alcune indicazioni generali, quelle appunto di accettare le autorizzazioni audio in modo da poterci ascoltare. E non possiamo né vedervi né sentirvi, però potete fare tutte le vostre domande nella sezione che trovate diciamo sulla vostra destra, que Ask a Question, oppure nella chat dove c'è scritto appunto Say Something Nice. In seguito ci sarà una registrazione che invieremo tramite mail. Come sarà strutturato brevemente il webinar? Farò un'introduzione a Logify, che cos'è il nostro software, e poi lascerò la parola a Giuseppe Lattanzio, con appunto che è lo specialista, il protagonista di questo webinar. E infine, ci sarà appunto il tempo di rispondere a tutte le vostre domande. Cercheremo di rispondere il più possibile a tutte le vostre domande. Che cos'è Logify? Logify è un software per affitti turistici e case vacanze, quindi riguarda tutti i gestori e proprietari di strutture ricettive extraalberghiere. Qual è il beneficio di questo software? Innanzitutto la possibilità di centralizzare tutta la gestione dei pagamenti in un'unica piattaforma e sincronizzare le prenotazioni e i calendari da tutti i canali esterni, quindi come può essere Airbnb, Booking.com o Expedia, e infine creare il sito web appunto per ricevere prenotazioni dirette. Quindi diciamo che i tre pilastri di Logify. Innanzitutto è la possibilità appunto di costruire il sito web. Questo grazie al widget di prenotazioni dirette vi permetterà un po' di evitare quelle commissioni delle OTA esterne. E il nostro channel manager, quindi la possibilità di connettere tutti i canali esterni in un'unica piattaforma, sincronizzare tutte le vostre prenotazioni e i calendari e quindi avere tutta la gestione completa e la comunicazione con i vostri ospiti attraverso un'unica piattaforma. E inoltre, la grande novità di Logify, e soprattutto siamo tra i pochissimi ad averla, è la possibilità di essere presenti su Casa Vacanze Google. Questo cosa significa? Che tutti i clienti Logify appariranno nelle prime ricerche degli utenti nel momento in cui andranno a cercare sul motore di ricerca Google in una determinata località, secondo determinate disponibilità di alloggi in quella zona. Quindi questo vi permetterà di, come dire, essere un passo avanti nei risultati di ricerca anche rispetto a quello che può essere Airbnb e Booking. Infine potrete gestire quindi tutta la comunicazione, tutte queste funzionalità del software attraverso l'applicazione che è disponibile comunque su tutti i tipi di dispositivi mobili. Detto questo,
lascerò la parola a Giuseppe Lattanzio, che ringrazio di nuovo, e ti chiedo se appunto puoi presentarti un attimo, perché so che alcuni già ti conoscono, ma magari c'è qualcuno che ancora non ti conosce, e poi appunto possiamo iniziare con l'argomento principale del webinar. Con gran piacere, Lucrezia. Allora, innanzitutto io saluto tutti quanti, vi ringrazio per il tempo che ci state dedicando oggi. È sempre un piacere poter partecipare a dei webinar e lavorare con voi. Ecco, in questo caso con Lucrezia e con Loadify, che ci permette di portare delle informazioni, no? Informazioni che magari non sono poi così semplici da trovare o chiare. Io vi dico che cosa ho creato. In un corso grandissimo dove volevo diventare property manager, una grande accademia, mi hanno fatto 1000 domande. Sono un avvocato, ero un avvocato penalista, e nel mentre ho scoperto un mondo. Ho scoperto che c'era un mondo in cui tanti si chiedevano cos'è la casa vacanza, B&B, l'affittacamere, ma anche la locazione turistica. C'erano tante difficoltà nel comprendere perché qualcosa cambiava da una normativa regionale all'altra. Da là mi sono proprio tuffato in questo mondo e ho creato un brand, l'Avvocato del Restalberghiero. Quindi ora faccio soltanto questo, dico spesso scherzosamente, se qualcuno si fa male un dito, devo passare la pratica a un mio socio, a un mio carissimo collega che è in Sardegna, lavoriamo tutti online, perché in realtà io mi occupo solo e esclusivamente di questo, in modo tale da potervi dare il miglior servizio possibile. Per essere sicuri che se parleremo di un qualcosa, io sarò con voi, non solo anche presente magari virtualmente, presente nei momenti più importanti, se necessario, però sicuramente focalizzato su quello che mi avete chiesto. Per questo, Lucrezia, io ho inventato questo brand, proprio per essere verticale e per poter rispondere, e posso dire, quasi a tutte le domande che mi fanno sull'Restalberghiero, cioè non tutte, ovviamente magari alcune hanno bisogno un po' di studio o altro. Tant'è che poi cerco di divulgare anch'io tutte queste informazioni. Come vedete, qui ci sono tante icone tra il mio canale YouTube, il mio canale Telegram, la mia pagina Facebook, LinkedIn e anche il mio blog, l'Avvocato del Restalberghiero. Mi potete trovare e qui anche troverete altre informazioni. Ecco, sicuramente interessanti, ma mi raccomando a quello che diremo oggi perché c'è veramente tanto valore in questo bellissimo webinar. Esatto, Quindi poi io. soprattutto, perdonami se ti interrompo, poi soprattutto sono cose che cambiano all'ordine del giorno ormai, ogni giorno c'è un qualcosa di nuovo, quindi anche diciamo, è difficile starci dietro, no? Tra tutte le risorse che magari ci sono online, ma per fortuna ci sei tu che racchiudi, diciamo, tutto in un'unica risorsa preziosa, ecco. È vero, faccio il possibile perché mi spiace quando ricevo delle messaggi, delle chiamate, delle mail in cui mi scrivono: guarda, avvocato, ma ho letto questo, ma c'è questo, il giornale mi dice questo. Capisco che molti operatori del settore poi sono un po' sconcertati da quello che succede. Ecco, l'obiettivo mio, l'obiettivo nostro, oggi è di darvi delle informazioni sicure e precise che resteranno online, come ci dicevi tu, ma essere sicuri, ecco che qui oggi ci mettiamo delle pietre miliari della serie, perché su queste si può partire, si può rivedere la propria attività, si possono fare grandi, grandi cose. Diciamo Esatto, più volume, io provo. sì, infatti guarda, te lo stavo per dire perché ho letto il commento, Sentite non so ora. se sono io o è Giuseppe. Ditemi ora se mi sentite meglio. Se magari. Parando io adesso ti sento più forte, quindi dovrebbe andare bene. Ok, magari qualcuno ce lo dice anche in chat. Sì. Nel frattempo, Lucrezia, io direi che mi sono presentato per chi non mi conosce. Poi magari curiosi, io ci metto sempre la faccia come voi in quello che facciamo, quindi ci troveranno online. Passi entrambi meglio ora. Ok, va bene, Ok, allora. perfetto, grazie. Si sente benissimo, grazie. Ti lascio la parola e così puoi condividere tu la tua presentazione. Ok? Va benissimo, grazie. Allora. Va bene, parto io. Ok, ci siamo. Buonasera a tutti, sono davvero felice di essere qui con voi oggi e oggi
quando Lucrezia mi ha chiesto di organizzare questo bellissimo webinar insieme, mi sono detto, ok, voglio portare un qualcosa di valore, veramente estremo valore per tutti quanti, perché è un qualcosa che resterà nel tempo, nonostante potrebbero esserci dei cambiamenti. Ma diciamo che le pietre miliari di oggi resteranno qui per tanto tempo, nonostante i vari spot pubblicitari che sentite. Ho tantissime informazioni che viaggiano più o meno online e che a volte possono portare, come ci dicevamo prima, a un po' di dubbi. Partiamo da un presupposto molto importante. Dovete conoscere le regole del gioco. È obbligatorio, se decidete di lavorare in questo settore, così come potreste un giorno decidere di cambiare settore, voi dovete conoscere queste regole. Se non conoscete le regole del gioco, voi non sapete a che gioco state giocando. Magari voi vi presentate con delle carte e invece dovreste giocare a calcio. Quindi capite bene che non potrete mai vincere, ma non potrete neanche giocare. L'obiettivo di oggi quindi è parlarvi delle regole del gioco, di quello che è il minimo indispensabile, di quella che è la vostra cassetta degli attrezzi che dovreste avere sempre con voi. Poi di questi attrezzi ne userete alcuni, ne userete altri, va benissimo. L'importante è conoscerli, l'importante è sapere che nella cassetta degli attrezzi ci sono queste cose. Come vi dice questa slide, faccio una premessa. Non vi preoccupate, poi queste slide le potrete rivedere, come diceva Lucrezia, quindi vorrei che mi seguiste, perché poi dopo potremo fare tante, mi potete fare tante domande. I riferimenti normativi sono pochi, ma li troverete qui, quindi dopo basta fare il fermo immagine e quindi li ritroverete. Non vi preoccupate, piuttosto vorrei che mi seguiste per concetti. Come vi dicevo, quindi in Italia il settore stralberghiero è composto da due grandi settori a sua volta. C'è una forma molto importante con cui un immobile viene destinato ai turisti, tantissimi di voi la conoscono e tantissimi di voi la usano, è la locazione turistica, detta anche affitto breve. Tanti di voi molto spesso mi dicono: ma guardi, avvocato, quindi sono le locazioni turistiche brevi o sono le locazioni brevi? No, sono locazioni turistiche che sono dette anche comunemente affitti brevi e sono disciplinate dal Decreto Legge 50 del 2017, convertito in legge l'anno 96 del 2017 e poi dall'articolo 53 del codice del turismo. Non vi voglio dare numeri, vi voglio dire che nel momento in cui noi dobbiamo comprendere cosa dobbiamo fare da oggi in poi, se volete partire o magari volete ricontrollare quello che avete fatto, dovete sapere che questi sono i riferimenti delle locazioni turistiche. Cosa vuol dire? Dopo lo vedremo, ma noi non dobbiamo fare riferimento alla normativa regionale, anche se le normative regionali poi riportano un po' il contenuto di quella nazionale, ma sappiate che a decidere sulle locazioni turistiche è lo Stato, che ha definito tutto in una norma e poi rimanda al codice civile. Poi vi dicevo, però questo è uno dei grandi settori, perché poi dall'altro lato, quasi a specchio, c'è tutto quello che c'è sempre stato, anche prima del 2017, quindi la casa vacanza, l'affittacamere, che sono tutti disciplinati da una legge quadro, quella del 1983. E cosa vi dice questa legge? Questa legge vi descrive un po' come è fatta la casa vacanza, l'affittacamere, e poi, proprio perché è una legge quadro, quando viene emanata una legge quadro, lo Stato dice alle regioni: signore, voi dovete lavorare in questo modo, nel senso, voi vi diamo una cornice in cui lavorare. Poi voi in questa cornice vi potete muovere un po'. Quindi molti mi diranno: avvocato, ma nella mia regione la casa vacanza è così, qua e colà, oppure qua non si chiama casa vacanza. Va benissimo, ma dovete conoscere i fondamentali. Se conoscete i fondamentali, quello che io oggi voglio trasmettervi, bene, sulla base di questi fondamentali sicuramente voi potrete comprendere dove vi trovate all'interno della legge regionale. Poi vi è anche il bed and breakfast, che tanti pensano che sia disciplinato da tanti, tanti anni, ma devo dirvi che è nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi noi troviamo tracce dei primi bed and breakfast durante gli anni 50-55, però la cosa bella è che dei bed and breakfast effettivamente sono stati tutti quanti normati a partire dal 2011, nel senso che nel 2011 poi è stato definito cos'è realmente bed and breakfast e tante regioni si sono adeguate. Mi viene in mente la Puglia che ha detto la sua e addirittura poi ci ha spiegato come può essere fatto. E dicono che ci continua a bloccare la. Io a me No, va. esatto, dovrebbe essere risolto il problema.
Ditemi nella chat se vedete adesso sia le slide e non si interrompe più Cambio la slide, ditemi la se. presentazione. E ad ogni modo, per rispondere alla domanda sia di Biagio che di Andrea, sì, ci sarà una registrazione che sarà inviata tramite mail. Quindi potrete rivedere diciamo il webinar. Ok, vedo che qualcuno dice mi hai bloccato, quindi poi Ok, adesso va bene. perfetto. Ora, come vi dicevo, tornando a quelle che sono le regole del gioco, il più grande giocatore di questo gioco è la locazione turistica, cioè è stata definita come quei contratti di locazione. Quindi qua già vi faccio comprendere che alla base c'è sempre un contratto di locazione da far firmare agli ospiti, anche per una notte. Comunque, quei contratti che hanno una durata non superiore ai 30 giorni e che prevedono anche la prima pulizia dei locali e la prima fornitura di biancheria. Quindi possiamo darci un po' della biancheria, la pulizia dei locali, non tante per ogni giorno, soltanto la prima, stipulati da persone fisiche. Quindi qua vi fa comprendere che normalmente la locazione turistica è usata da tutti quei gestori che sono delle persone fisiche, appunto non imprenditoriali. Effettivamente, guardate, al di fuori dell'esercizio attività e può essere anche gestita o direttamente dal gestore, dal proprietario o da chi ce l'ha in locazione incomodato, anche a volte dall'usufruttuario, e può essere gestita anche in forma indiretta. Avrete visto che ci sono tantissimi che lavorano in questo settore, ci sono i property manager, ci sono gli agenti immobiliari. Quello che ci interessa è che la locazione turistica non è altro che un affitto breve, che non supera i 30 giorni, con al passo un contratto, prima pulizia dei locali e prima fornitura di biancheria. Mi direte, avvocato, ma in alcune regioni ha un nome diverso. Certo, ci sono appartamenti immobiliari a uso turistico, mi viene in mente la Sicilia, mi viene in mente la Calabria, mi viene in mente l'Emilia-Romagna, mi viene in mente le Marche, mi viene in mente la Liguria. Ok. Però alla base è questa, cioè questa è la norma. Si parla di tutti quegli affitti che non superano i 30 giorni, sono così semplici, scusate, che locazioni, che rientrano in questo settore. Quindi vi dicevo, alla base vi è un contratto di locazione a uso turistico, non supera i 30 giorni, prima pulizia dei locali, prima fornitura di biancheria, normalmente gestito da persone fisiche o indirettamente, per esempio, dagli agenti immobiliari, property manager o altri portali. In questo caso potrebbero essere anche dei portali più piccoli di quelli che vedete qui, che magari fanno pubblicità appunto ai proprietari. La cosa più bella è che il registratore perché è intervenuto? Perché in tanti si chiedevano, ok, abbiamo bisogno di capire cosa sono questi affitti brevi, ma soprattutto cosa producono questi affitti brevi? Beh, questi affitti brevi producono redditi fondiari. Per chi è grande come noi, avrà fatto almeno nella sua vita una volta la dichiarazione dei redditi e sa che i redditi fondiari sono tutti quei redditi che derivano da locazione. Perché ci si è imposti questo dubbio? Perché c'era la prima pulizia dei locali, la prima fornitura di biancheria, dei servizi che fanno parte anche della casa vacanza, B&B e fittacamere, che sono attività ricettive però. Quindi si è chiesto al legislatore italiano, che facciamo? Bene, hanno deciso che queste sono normali locazioni e quindi sono soggette a redditi fondiari. Vuol dire che possiamo applicare il regime agevolato della cedolare secca. Non il regime agevolato però del 10%, perché non sono dei contratti transitori per studenti o lavoratori a un canone concordato, bensì il canone libero, potete sceglierlo voi, ma la cedolare secca è al 21%. Penso che molti di voi tante di queste informazioni già le sanno, un po' perché sono la prima dichiarazione, almeno se sono qui. Se siete qui, siete nuovi, non vi preoccupate, questo è il minimo che dovete sapere. Quindi si va in cedolare secca e non in base al vostro scaglione IRPEF, quindi quanto pagate realmente di tasse. Perdonami Giuseppe, quindi la cedolare secca resta fissa al 21%? Assolutamente sì. Ci sono Ok. alcune volte mi chiedono, ma può essere al 10, no, non può essere al 10 perché la cedolare al 10 è sempre per i contratti transitori, anche la locazione turistica è un contratto transitorio, ma una base specifica è per i turisti. Vuol dire che se le persone vengono da voi in vacanza va benissimo, però se le persone vengono da voi e vi chiedono la fattura all'azienda, vi dicono no, ma io devo anche lavorare, oppure vi dicono no, ho bisogno anche di, non so, di accogliere altri lavoratori, altri miei colleghi. Qua comprendete che non è una
non si è per vacanza, no, ma si è per lavoro e quindi c'è bisogno di un altro contratto. Sempre transitorio, però lo scopo sarà diverso. In quel caso, vi faccio uno schema breve. Se vi trovate nelle 11 città metropolitane, in tutte le province, nella prima cerchia, cioè in tutti quei paesi che confinano con le città metropolitane, le province o tutti quei paesi che superano 10.000 abitanti, c'è un accordo territoriale che vi dice se affittate a tot, il canone cosiddetto concordato è un po' meno rispetto a quello al canone di mercato, però lo Stato vi dà la possibilità di applicare la cedolare secca al 10, quindi si cerca di avere un vantaggio di entrambe le parti. Quindi spero che in questo modo in tanti avranno un po' più chiaro proprio il minimo. Ovviamente i vostri commercialisti le sanno queste cose, anche i CAF, ormai siamo a 5 anni, no, siamo a 6 anni dal decreto legge del 2017, no? Siamo nel 2023. Siamo belli rodati, grandi, e su questo ci sono delle certezze. E poi magari alla fine, se qualcuno ha domande, le leggiamo tutte insieme, così andiamo avanti con la presentazione e poi lasciamo spazio a tutte le domande alla fine. Va bene, come dicevo, anche la questione poi è ok, ma se non sono proprietario, do l'immobile preso in locazione, sublocazione, se sono accomodatario, che si fa? Lo Stato italiano ci ha detto che anche questi redditi, cioè percepiti da chi ha l'immobile in locazione, con clausole su locazione o incomodato, sono redditi che possono essere poi, sono fondiari e sono soggetti alla cedolare secca. Mentre nel caso in cui ci fosse una normale locazione, non è così. Come vi dicevo, può essere esercitata anche in forma imprenditoriale, con un registro nei destini più di 4 e su tutto il territorio nazionale durante un anno a locazione turistica, dice bisogna proprio di aprire almeno una ditta individuale, può essere esercitata anche in forma imprenditoriale con un solo immobile, ma questo lo decidete voi. Decidete quindi di non essere soggetti a questa attività, bensì di partire con la locazione turistica in forma imprenditoriale. Qua magari ci sono ancora delle regioni che hanno, non dico dei dubbi, però hanno magari la modulistica un po' arretrata, non aggiornata, eccetera. Molti di voi mi diranno, avvocato, non è così a Roma. È vero, perché a Roma è massimo 2 immobili intestati ad una sola persona. Dopodiché voi non potete esercitare altre locazioni turistiche. Poi, negli appartamenti mobiliati ad uso turistico, come per esempio in Sicilia, che sono molto simili, lì vi dice proprio la normativa, guardate che ne potete destinare un massimo fino a 3. Quindi, cosa voglio dirvi oggi con queste basi? Voi sapete cos'è la locazione turistica, sapete come sono fatti gli affitti brevi, le analogie le trovate facilmente online. Questo vi permette di comprendere che questo è un mondo e si differenzia poi dalla casa vacanza e B&B affitta camera. Infatti, adesso ne descriviamo, la casa vacanza e l'affitta camera sono descritti da questa legge quadro, dove vi dicevo, questa legge ha fatto la conto io. Anzi, al massimo, se avete delle figure così particolari per territorio, come in mente i rifugi alpini che si trovano in... Allora, i rifugi alpini, se non erro, si trovano in Abruzzo, però ci sono le foresterie lombarde in Lombardia, oppure ci sono le residenze d'epoca in Emilia, in Toscana. Bene, se ci sono queste forme, ben vengano, legiferatele, ditemi che cos'è. Però le cose che io vi ho detto sin dall'inizio, cioè i primi pilastri fondamentali che io getto nella legge quadro, detto lo Stato, devono essere sempre questi. Non potete fare grandi cose. Quindi, come vedete, l'affitta camere che cos'è? Strutture composte da non più di 6 camere che si trovano in massimo 2 appartamenti nello stesso stabile, in cui sono forniti alloggio e eventualmente servizi complementari. Cosa sono i servizi complementari? Bene, in alcuni casi si possono offrire addirittura cibi e bevande agli ospiti e agli ospiti degli ospiti. Oppure altre attività, come magari avviene in alcuni casi una piccola spa, un piccolo bagno turco, si potrebbe avere anche la possibilità di, o meglio, in alcune regioni è anche prevista la reception. Questo però è molto importante per distinguerlo, come vedremo, dal bed and breakfast, dove nel bed and breakfast viene data solo la prima colazione. A meno che la normativa regionale vi dice normalmente è una affitta camera, se dai prima colazione se è B&B. A cosa serve questo richiamo? Vi serve a comprendere, questa è la norma a livello nazionale,
Quando poi dovrò avviare qualcosa all'interno della mia regione, so che cerco l'affittacamere, è fatto così. Quindi, bene o male, o ci sarà il richiamo all'affittacamere o qualcosa di simile, ma non sarà stravolto. Come anche la casa vacanza, no? Sono case e appartamenti per vacanze, gli immobili che sono arredati. Quindi, già ricordatevi, gli immobili interi. Non esiste la porzione di casa vacanza, esiste o una frazione, esiste la casa vacanza per intero. Gestiti in forma imprenditoriale, questo dovrebbe essere la normalità, per l'affitto ai turisti, senza l'offerta di servizi centralizzati. Servizi centralizzati sono il portierato, per esempio la piscina, la possibilità di usare quelle lavanderie condominiali, e possono essere affittati nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiori a 3 mesi consecutivi. Vuol dire che una persona al massimo li potrebbe affittare per 6-3 mesi, non di più. Quindi, come vedete, subito ci sono degli elementi caratteristici che troveremo in tutta Italia. Normalmente una casa intera gestita in forma imprenditoriale. Questo cos'è? È il minimo, la vostra cassetta degli attrezzi. Ora, a me piace sempre questo punto interrogativo, un po' così, con la vernice rovinata, perché è segno di qualcosa che è stato un attrezzo che è stato veramente usato. La domanda è, la locazione turistica è diversa dalla casa vacanza? Certo che sì, perché, come vi dicevo, la locazione turistica è una locazione, quindi non facciamo riferimento normalmente a normativa regionale ma nazionale, è una locazione che ha alla base la prima pulizia dei locali e la prima fornitura di biancheria. La casa vacanza invece che cos'è? È una struttura ricettiva extraalberghiera, quindi è quella famosa attività dove voi dovete presentare la scia comune. La SCIA non è altro che una segnalazione certificata di inizio attività che va a sostituire addirittura l'ex autorizzazione del questore, di cui magari soltanto chi è un po' più grande conoscerà. È un qualcosa che credo dal 1990 è stata eliminata. Però prima, per avviare la casa vacanza o l'affitta camere, noi dovevamo richiedere la licenza al questore perché non si poteva. C'è il famoso testo unico sulle leggi pubblica sicurezza, il TULPS, quello che voi conoscete, il famoso 109, dove c'è il check-in, riconoscimento, no? Lui ci diceva, credo, all'articolo 68-86, uno dei due, che prima bisognava chiedere la licenza. Ma avete compreso bene che il tutto è stato un po' snellito, perché se no lo Stato sarebbe veramente appresso a queste attività e non potrebbe dedicarsi ad altre più importanti. Quindi, io sono troppo giovane per saperlo questo. Non lo sapevo neanche io, però si dice sempre, sai, cercare, girovagare, anche perché come loro, che mi stanno scrivendo tante domande, come loro, anch'io mi sono posto questi dubbi, questi quesiti, giravo veramente dalla mattina alla sera con tutti questi punti interrogativi, forse mi erano anche un po' più ammaccati, perché ne erano tanti, però il punto era, ok, sciogliamoli, perché poi di queste certezze, cioè su queste certezze noi costruiremo qualcosa di bello. E vi dico che sto costruendo con tutti i miei clienti, poi sono, non lo so, magari ci sarete anche voi, ma voglio costruire con voi, con Cristina, con l'azienda, oggi anche, qualcosa di importante. Quindi questa è la distinzione, no? Perché voi mi direte, va bene avvocato, ma io comunque ho una casa intera, o che sia una locazione turistica o una casa vacanza. Io vi dirò, è vero, la casa è sempre intera, ma il punto è, voi come la destinate ai turisti? Qual è il vestito che mettete su questa casa per destinare ai turisti? Volete fare un qualcosa di semplice, una locazione? Prima fornitura di biancheria, prima pulizia dei locali? È una locazione turistica. Volete fare qualcosa di un po' più complesso? A livello imprenditoriale magari diventerà una casa vacanza con una scia. Siete nella vostra casa, avete delle camere libere? Allora lavoreremo con il bed and breakfast. Mentre, gioco forza, la casa è fatta bene, ci sono più bagni, più stanze, voi volete costruire un qualcosa che magari produca un po' di più, no? E vi porti più un maggiore flusso di turisti, allora andrà bene l'affitta camere. Però ecco, se voi non conoscete questo minimo, è un po' difficile magari avere le idee chiare. Questo sarebbe un po' lo scopo oggi del webinar. Come vi dicevo, ecco, il bed and breakfast, sempre esistito, però ora sappiamo che normalmente sono strutture ricettive a conduzione e organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione, usando la stessa unità immobiliare, purché funzionalmente collegata. Che significa? Significa che le stanze devono essere nella stessa casa, la colazione viene data in casa,
No, quei famosi, no, ma io do il ticket, vanno al bar. Non esiste. La colazione viene consumata in casa. Se no, non è un bed and breakfast, magari un affittacamere. Quello dei ticket è un grande classico, soprattutto quando un po' c'è stato il boom iniziale dei bed and breakfast, era un po' la prassi, diciamo, è stata sempre un po' la prassi. Poi sto leggendo un attimo le domande, tanto dopo risponderemo. Sappiate che io vi sto dicendo quello che è quella normativa di riferimento nazionale. Lo so che poi ogni normativa regionale ha un po' messo un minimo, un massimo, c'è cioè un minimo distanza, un massimo distanza, ci ha detto qualcosa in più, è normale. Io però vi sto riportando alle norme primarie, no? Questo è quello che vorrei. Perché, guardate, la casa vacanza, l'affittacamere, il bed and breakfast, poi noi le troviamo in forma non imprenditoriale. Nelle regioni in cui è ammessa, mi viene in mente la Lombardia è ammessa e ci dice la Lombardia che è non imprenditoriale, ma è chiusa 90 giorni l'anno almeno. Mentre in Puglia, massimo 3 immobili possono essere destinati a casa vacanza non imprenditoriale da 22 dicembre 2022. Quindi la non imprenditorialità non è resta chiusa 90 giorni, è possiedine almeno 3, cioè scusate, massimo 3 da destinare ai turisti. In questo caso cosa succede? Questi producono però dei redditi diversi se sono non imprenditoriali, vuol dire no cellulare secca. Se voi volete applicare la cellulare secca, locazione turistica, con gli affitti brevi, ma in questo caso no, vuol dire che noi in base al nostro scaglione IRPEF ci paghiamo le tasse. Avvocato, ma è tanto? Sì, se ci troviamo in uno scaglione del 37, del 43 ai livelli più alti, è ovvio che sono tanti soldi di tasse da pagare. Allora, perché dovete conoscere le regole del gioco? Perché se le tasse sono tante, magari, e voi magari potreste anche dirmi: beh, avvocato, ma la normativa mi dice che ogni 3 giorni devo cambiare le lenzuola, le pulizie nella casa vacanza. Succede a volte. Non voglio farlo. Ok, se gli ospiti restano una settimana, piuttosto li do la lavatrice. Ma gli do un cambio in più, però gli do l'allocazione turistica, cioè io voglio fare qualcosa di un po' più snello. Allora lì conosco la normativa e applicherò la normativa di riferimento, cioè aprirò un'allocazione turistica. A questo serve anche l'incontro di oggi. Poi ci sono affittacamere, casa vacanza, affittacamere, bed and breakfast imprenditoriali, è vero, nelle regioni in cui è ammessa questa gestione, producono dei redditi d'impresa soggetti ad aliquota del 10%, se ovviamente non lavoriamo nel forfettario. Aliquota IVA, perché nel forfettario a volte si parla di aliquota, ma è sbagliato, là c'è una base imponibile con una percentuale di tassazione che è normalmente al 5 o al 15. L'attività, mi raccomando, è inquadrata nell'articolo 55, 20, 51, se noi abbiamo case vacanze, B&B, affittacamere. Infatti, se voi cercate questo articolo, c'è scritto proprio affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast e residence. Bene, ok, ora Lucrezia, forse ho Ora io ho una domanda per te, Giuseppe. Diciamo, a parte ti ringrazio perché comunque hai dato una panoramica molto esaustiva di tutto ciò che è quello che diciamo, crea molta confusione, no? Soprattutto magari per le persone che sono all'inizio, che non sanno bene la differenza tra, appunto, come dicevi, casa vacanze, affittacamere, bed and breakfast, locazione turistica. Secondo te, qual è un po' il futuro diciamo, di questo mondo extraalberghiero ad oggi, soprattutto dopo, diciamo, tutti i cambiamenti anche europei, la normativa europea? Diciamo, dove stiamo andando? Qual è la direzione che stiamo prendendo? La direzione è che ci sarà sempre più una netta distinzione tra chi svolge attività imprenditoriale e chi no. Adesso in Italia si può gestire un'attività non imprenditoriale fino a 3-4 immobili, forse ci sarà una stretta, non voglio dire una stretta, magari un po' più una limitazione della serie, un'attività non imprenditoriale, va bene, lo fai, ma a livelli molto più contenuti, perché effettivamente non imprenditoriale, quindi si presuppone che non sia la tua attività primaria, quindi che tu, non voglio dire possa arrotondare, ma comunque tu possa generare un reddito che va quasi a supporto del tuo benessere familiare, o comunque di quelli che sono i tuoi progetti. Oppure vuoi entrare in questo mondo, lo fai in forma imprenditoriale, poi come leggevo ci sono alcuni che partono a forfettario perché magari vogliono muovere i primi passi, è la prima partita IVA della famiglia, bellissimo, si fanno seguire dai commercialisti, svolgono e avviano questa attività. Tenete conto che ci sono molti sindaci che stanno cercando di
in modi, non posso dire più o meno sbagliati, in vari modi di comprimere un po' l'attività. E comunque la compressione dell'attività non va bene perché ci sono molti, si dice molto spesso, no? Si stanno svuotando i centri storici, ma i centri storici ci sono bellissimi, ci sono tante associazioni che hanno documentato come si stanno svuotando già da tanto. Firenze dal 51, addirittura ci sono delle ricerche che ci dicono che Venezia si sta svuotando dalla fine della Repubblica Marinara, dopo che ci fu un po' la disfatto, comunque dopo gli eventi di Napoleone, perché non c'era più nulla da costruire. Quindi questo ci fa comprendere come dobbiamo avere una chiave di lettura un po' diversa, dobbiamo sempre vedere tutte le campane. È ovvio che se questo ci piace, andiamo in forma imprenditoriale, no? Cerchiamo di coinvolgere i nostri cari, facciamolo, perché ovviamente la forma imprenditoriale poi ci tutela un po' di più. Potrebbe, ecco, se dovrebbe sorgere qualche limitazione, potrebbe esserci forse nelle forme non imprenditoriali, forse. Però ecco, anche qui c'è una, noi abbiamo una tutela giurisdizionale molto forte, abbiamo una libertà, diritto di godere liberamente della proprietà privata, che sì, può essere limitata, ma sai, non penso in questi casi. Mi viene in mente disegni di legge che hanno fatto, che secondo me Soprattutto sono. l'ultimo, diciamo, è quello che sta portando un po' più discussione. È stato un bell'anno. Ci sono i sindaci che dicono la loro. Poi c'è la normativa, la direttiva 10/7 che ha posto in essere tanti dubbi, ma alla fine questa normativa cosa ha detto? Non ha imposto delle cose ai gestori, no? Ha detto a tutti gli operatori del mondo, del mondo appunto online, signori, se voi gestite per i privati o per le società delle attività online che producono più di 2.000 euro, e comunque sono al di sotto di 200.000 transazioni l'anno, quindi veramente mi lasci fuori i piccolissimi, quelli che veramente sono lì per curiosità, mi lasci fuori anche i grandissimi, perché tanto quelli verranno controllati in altro mondo. C'è un mondo, oltre i 2.000 euro di, possiamo dire, transato, di scambi commerciali, sotto le 200.000 transazioni, mi comunichi tutta una serie di dati. Come si traduce questo nel settore alberghiero? Mi comunichi innanzitutto i dati dell'immobile. Io voglio sapere se li hai, dati catastali, a chi è intestato. Mi comunichi se hai l'IBAN, su cui arrivano i versamenti, i bonifici, a chi è intestato, il numero di IBAN. Mi comunichi gentilmente anche quali sono i redditi netti e lordi, se ci sono delle commissioni applicate. Mi comunichi se c'è qualcuno che gestisce l'account in modo diverso. Io vorrei sapere queste cose. Ovviamente. Questo è lo Stato, mi immagino gli Stati che si sono avvicinati un po' a questi grandi operatori del settore e hanno emanato questa direttiva. Ma questo è nato nel 2011. Sin dal 2011 l'Unione Europea sta lavorando per cercare di avere queste comunicazioni automatiche. Perché? E dovete sapere qualcosa. Nel mondo OCSE, nei paesi industrializzati, non ci crederete, ma è un dato: il 2% della popolazione è soggetto a controlli da parte di quella che è localmente l'Agenzia delle Entrate. Quindi non siamo tutti, il 2%. Il 2% è, posso dire, poco. Ecco, a cosa servono questi dati? Avere un po' più di chiarezza. Comunque l'Agenzia delle Entrate ci può richiedere, per esempio, la dichiarazione dei redditi, le ricevute, i contratti di locazione, questo almeno in 5 anni, e in 7 per il 2020-2021, a seguito degli eventi del 2020, no? Hanno un po' di tempo. Perché devono fare gli accertamenti? Però così hanno delle informazioni in più. Questo è lo scopo, ma molto spesso c'è gente che è preoccupata, mamma mia, piuttosto io mi occuperei di altro, cioè ok, è tutto in regola, va bene, mi raccomando a fare le comunicazioni, la tassa di soggiorno, a seguire quello che vi dice il comune, perché anche i comuni stanno facendo veramente tanto, perché se ho visto veramente hanno l'info point, hanno tanto, perché loro ci tengono, no? È ovvio che loro sono attenti alla tassa di soggiorno perché incamerano tanto denaro e possono utilizzarlo per far star meglio i cittadini e i turisti. È un po' quello lo scopo della tassa di soggiorno, no? È Però. dover investire nelle infrastrutture della città appunto per l'accoglienza dei turisti e quindi di conseguenza è tutto ciò che ci beneficia anche a noi. È vero, è vero. Bene, io lo credo se tu vuoi. Andremo con le domande. Sì, io direi che possiamo iniziare a rispondere alle domande, che vedo se ne avete anche altre. È il momento di. Ti chiedo se puoi andare avanti con la slide. Sì,
Ok, allora va bene, volevo terminare dicendo che queste sono le mie ultime slide, mi trovate su YouTube, ma anche sul canale dell'Avvocato Resta Alberghiero, sul blog dell'Avvocato Resta Alberghiero, ho un broadcast su WhatsApp e un canale Telegram. Quindi se vi ha fatto piacere anche potrete trovare poi degli altri video qui sul canale YouTube. Sono gratuiti, così come oggi vi stiamo dando del materiale gratuito ma è comunque d'altissimo valore, così come sta facendo oggi Logify con voi, no? C'è veramente tanto valore in quello che stiamo dicendo e oltre. E se volete avere più informazioni, poi ci sono i manuali per l'avvio dell'attività Alberghiero che potete trovare su Amazon. Quindi è un qualcosa di molto semplice, facilmente accessibile. Questi li ho scritti io, quindi avete un po' la certezza che le informazioni sono lì e sono giuste. Ora. Grazie mille Giuseppe, veramente è stato interessantissimo. Vediamo, allora, sto scorrendo le domande, partendo dalla prima. Grande dilemma, il 21% della cedolare è da calcolare sul netto da commissioni OTA o comprese? Grazie. Allora, bella domanda, è da calcolare sul lordo. Vi sembrerà strano, ma quando avete dei dubbi, leggetevi sempre la circolare, la 24 del 2017. Si fa riferimento un po' a tutto quello che è collegato poi al decreto legge 50 del 2017. I proprietari privati sono delle persone che non possono dedursi alcun costo, quindi la cedolare si applica su tutto. Voi mi direte, avvocato, ma io quei soldi non li ho. È vero, però purtroppo la cedolare si applica su tutto. Se la questione, cioè se voi cominciate poi a crescere troppo, vi costano troppo le pulizie perché non ne potete fare voi, dovete prenderle da un terzo, bene, allora leggevo qualcuno che diceva effettivamente vi conviene aprire un'attività imprenditoriale, magari all'inizio anche nel forfettario perché c'è un interesse molto importante. Cedolare secca se si affitta a persone fisiche o aziende o enti, solo a persone fisiche. Normalmente allora, la questione è, la normativa sulla cedolare secca impone che sia il proprietario non essere all'interno di un'attività imprenditoriale, però l'Agenzia delle Entrate ne intende che sia proprietario che chi prende l'immobile in locazione devono essere dei privati. Quindi che succede? Che se tra le due parti sono privati, voi potete applicare la cedolare secca. Nei confronti delle aziende o altro non la potete applicare e ve lo posso assicurare perché potreste essere soggetti poi a dei controlli. Poi vedo 30 giorni, se è superiore a 30 giorni, va bene. Il contratto di locazione turistica è sempre esistito, è indicato nella legge 431 del 98. Cosa significa però? Che se supera i 30 giorni lo dovete registrare. Quindi nulla di trascendentale, lo registrate. L'importante è che sappiate che quelle persone sono lì per vacanza, perché se sono lì per lavoro o altro, come vi dicevo, vi chiedono una fattura, vi pagano da un conto aziendale, bene, allora lì sono per lavoro e siete in un transitorio, no? Che ha come sotteso le questioni lavorative, oppure rientro in Italia, questioni di salute, ristrutturazione di casa, trasferimento da un luogo all'altro dell'Italia. Poi c'è Massimo che commenta che la forma imprenditoriale penso sia la più conveniente per chi può rientrare nei forfettari, quindi nel regime forfettario. La casa vacanza, per esempio, ha una soglia di abbattimento dei costi del 60%, vuol dire che ogni 100 euro, 40 è inteso come reddito, 60 è inteso come costi, e effettivamente è interessante. Quello dice un appartamentino con la sola camera, puoi rientrare in affittacamere? Paradossalmente, nelle regioni in cui non c'è un minimo, sì. Certo che però l'affittacamera, a differenza della casa vacanza, ti richiede ulteriori adempimenti, quindi non so se vale la pena. C'è Maria che dice il ticket per fare la colazione a bar può essere utilizzato in locazione turistica come servizio in più. No, la locazione turistica non ha servizi, tantomeno la colazione. Cosa rischiate qui? Che vi dicono, vi viene a controllare la Polizia Municipale o il reparto a nona del comando della Polizia Municipale e vi contesta l'esercizio abusivo di un'attività come quella del bed and breakfast. Tra l'altro, quindi la mancanza di una scia e tutta una serie di sanzioni. Perché magari voi avete applicato anche la cedolare secca sul 21% e non dovevate. Ovviamente questo non lo fa direttamente la Polizia Municipale, ma potrebbe andare il controllo più in là. Quindi mi raccomando, so che ci sono alcune cose online che si danno un po' per certo, però non è così. Infatti poi c'è Matteo che aveva commentato, speriamo ci sia una bella stretta, c'è tanto pressappochismo in giro quando parlavamo appunto di un po' rispetto alle novità e un po' il futuro del
diciamo, di questo mondo extraalberghiero, ecco. Ok, leggevo Andrea, Andrea se un SRL che prende locazione immobile e pone in essere attività di affittacamere turistico. Non è un affittacamere turistico, o è un affittacamere o sono locazioni turistiche. Se è un affittacamere è giusto che tu usi 55, 20, 51. Se è un SRL, per ovviamente non userai il regime forfettario, userai tutto quel sistema di costi e ricavi e sarai soggetto IVA secondo le normali regole dell'attività economica in Italia. Qui invece Cristina, come deve essere un contratto per affitto turistico, un contratto di locazione simile al contratto di locazione normale, però dove dovreste dire che all'inizio è questo, alla fine è questa, ci sono degli ospiti, ci sono degli obblighi. Ovviamente è necessario specificare magari se c'è un deposito cauzionale, se c'è una tassa di soggiorno da pagare, e magari se succede che ci sono, no, degli orari di quiete e quant'altro. Queste sono cose importanti da scrivere. Quindi diciamo con tutte le specifiche, il regolamento della casa deve essere riportato nel contratto di affitto, quindi non solamente le date. Sì, un richiamo va bene. Certo, il regolamento da casa poi non deve essere un ulteriore contratto, se no ci sono Esatto. fatti capire quante cose devo firmare. Ovviamente il contratto serve per la locazione turistica, non basta la prenotazione di Airbnb. Invece casa vacanza, B&B affittacamere, basta la prenotazione di Airbnb perché loro vengono dal mondo extraalberghiero dove il contratto di albergo si può concludere anche con comportamenti concludenti. Cioè io vado in albergo, chiedo quanto costa una stanza, se è disponibile, loro mi danno il prezzo, se io accetto, io pago e mi danno le chiavi. Con questi comportamenti concludenti noi abbiamo concluso il contratto di albergo, ma concluderemo anche un contratto di casa vacanza B&B affittacamere, quello che normalmente viene chiamato contratto di ospitalità. Nella locazione invece mi raccomando sempre un contratto di locazione turistica. Anche per un giorno? Sì, anche per un giorno. È la normativa. Ok, poi c'è Massimo. Ok, per i contratti per i quali non c'è l'obbligo di registrazione in termine fisso, quindi locazioni brevi di durata complessiva nell'anno non superiore a 30 giorni, il locatore può applicare la cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è prodotto il reddito, oppure esercitare l'opzione in sede di registrazione in caso d'uso o di registrazione volontaria del contratto. Sì, ma la seconda parte non succede quasi mai, anche perché io le ho viste registrare i contratti in caso di uso, ma nell'unico caso in Italia in cui ho seguito uno sfratto per finita locazione turistica. È stato veramente il primo caso in Italia, ne ho parlato dettagliatamente nel mio canale YouTube. Veramente sono 20 minuti di video, ma non perché vorrei tediarvi, veramente volevo spiegarvi un po' il tutto. Il testo unico sull'imposta di registro vi dice che tutti i contratti di locazione che non superano i 30 giorni non hanno obbligo di registro, a meno che non c'è il caso d'uso. Un caso d'uso è andare in contenzioso, cioè dover purtroppo far valere il termine della locazione, cioè la locazione è finita, ma con questo non vorrei preoccuparvi, per questo non ve ne ho parlato, non succede quasi mai, o meglio, veramente questo è stato il primo caso in Italia, quindi non lo prendete come un allarme. Potrebbe succedere? Potrebbe. Se avete un contratto siete ancora più tutelati. Poi c'è Veronica che chiede se la casa vacanze è gestita da un property manager che apre scia imprenditoriale a suo nome, posso io applicare la cedolare sui miei redditi? No, assolutamente no. Anche perché se un property manager, in questo caso è particolare, perché se il property lavora in questo modo, che cosa succede? Vuol dire che lavora con un mandato senza rappresentanza per aprire la SCIA a proprio nome. Normalmente no, perché il property poi è un'impresa e quindi cosa succede? Che a sua volta se tu ricevi soldi da un'impresa non potresti. Comunque sarebbe un attimo da valutare anche che mandato usa e quant'altro, se poi effettivamente il property manager è un property oppure lo fa come agenzia di intermediazione immobiliare e quindi ti fa un'attività di intermediazione. Bisognerebbe vedere un po' di cose. Non posso rispondere così oggi a Veronica. E poi c'è Michela che chiede, ma se la prenotazione arriva da Airbnb o Booking, è necessario il contratto di locazione? Sì, quello che vi dicevo prima è necessario, sempre, perché non basta la prenotazione. Per casa vacanza in B&B e invece l'affittacamere va bene la prenotazione. C'è Anna che chiede, il minimum to stay passerà nella nuova riforma e sarà applicato anche al settore imprenditoriale? Un po' diciamo, quello che dicevamo prima, no? Dubito che manterranno quei 2 giorni, anche perché sono 2 giorni, se ti trovi in determinati casi, se viaggia uno dei genitori con 3 figli,
Secondo me non ce la faranno. Comunque, se proveranno, sarà impugnato. Piuttosto, non è una questione Minus Dei, però comprendete che proveranno un po' a bloccare alcune attività, ma secondo me non ci riusciranno. Ecco, e comunque, a meno di non essere in zone portuali o altro, è difficile, cioè normalmente le prenotazioni sono raramente di una sola notte. Se mai dovesse capitare, poi vi posso assicurare che il mondo comincerà ad adeguarsi. Ci siamo un po' sempre adeguati al mercato e quant'altro, quindi va bene. Non potete. Poi stavo leggendo, se mi limito a dare confezioni monodose di cereali e biscotti con una bottiglia di latte, si configura come un servizio di colazione? Assolutamente sì. Poi c'è Anna che chiede, come bed and breakfast professionale, posso servire le colazioni fatte in casa, oltre ad avere l'HACCP, deve anche comunicare qualcosa all'ASL di competenza? Sì, c'è una comunicazione ex articolo 21, non mi ricordo il riferimento normativo, ma è la cosiddetta SCIA sanitaria. Cioè, se tu parli con un tecnico, lui comprende che cos'è la SCIA sanitaria. È una comunicazione in cui tu spieghi che stai facendo questo. Mi raccomando, però, in questa comunicazione devi spiegare che tu stai dando cibo e bevande agli ospiti degli ospiti, perché a volte che cosa fanno i tecnici? Sbagliano, ma non è colpa loro. A volte scrivono che stai svolgendo attività di un restaurant. No, perché in un restaurant è sempre a casa, ma ovviamente tu stai offrendo cibo e bevande agli ospiti e agli ospiti degli ospiti, ma in casa tua. È un po' diverso. Quindi mi raccomando, a volte non c'è un flag, cioè non c'è una casella da inserire in questa documentazione, ti dicono altro e scrivi che è un bed and breakfast imprenditoriale oppure una fitta camera imprenditoriale. Scrivilo proprio, senza problemi. Al comune molto probabilmente sapranno realmente quello che fai. Mi viene in mente Bari, funziona così. Si affitta ad un'azienda, che tipo di contratto deve effettuare? Che tipo di dichiarazione dovrò fare? Beh, se si affitta in un'azienda, allora ci vuole sempre un contratto di locazione. È necessario comprendere qual è l'attività avviata. Una locazione turistica va bene, se è una casa vacanza, un B&B, una fittacamera, dovremmo andare sui contratti commerciali, e neanche un 6 più 6, bensì un 9 più 9. Quindi una situazione poi è un attimo da analizzare, perché nel caso di 6 più 6 o 9 più 9, se tu decidi di esercitare il recesso nei primi 6 anni, nei primi 9 anni, dovrai 18 o 21 mensilità a chi riceve il recesso, quindi al conduttore. E se svolgi, e poi hai l'impossibilità di svolgere quell'attività, perché se tu vorresti furbescamente puoi fare la stessa cosa della persona che hai mandato via, gli devi un ulteriore 18 o 21 mensilità. Quindi sono veramente tanti soldi a tutela del conduttore. Ma sarebbe un attimo da analizzare. La dichiarazione sono redditi diversi, sono redditi qui, sono redditi fondiari, ma non puoi applicarci la cedolare secca. Ci sono tante domande sul contratto della locazione turistica. C'è Francesco che chiede: nella locazione turistica il contratto non va registrato, ma è obbligatoria la forma scritta, anche se il conduttore passa per B&B o altri, presumo altri hotel. È giusto. Ok. Poi c'è Cristina che in realtà chiede un qualcosa un po' più di specifico, che nel suo comune la SCIA la richiedono anche per gli affitti turistici, se questa cosa è normale e quali servizi extra possono essere dati. Nessun servizio extra per la locazione turistica, come vi dicevo, prima pulizia del locale, prima fornitura di biancheria. Tutte quelle cose particolari, biciclette, o pranzi o altro, non fanno parte dell'alberghiero, ve lo dico già. Se trovate dei partner, saranno loro a erogare quei servizi, ma voi non ne potete offrire. Cosa succede a Cristina? Molto probabilmente non è che serve una SCIA per avviare la locazione turistica, bensì richiedono una comunicazione di avvio. Però i comuni cosa fanno? Siccome hanno già un ufficio, il suo, il suo e due, come lo vogliono chiamare, noi usiamo lo stesso ufficio anche per farsi comunicare che stiamo avviando una locazione turistica. Quindi noi stiamo comunicando l'avvio di una locazione turistica, ma non è una SCIA, perché la SCIA ha determinati requisiti, come per esempio una planimetria, una relazione giurata asseverata da parte di un tecnico. Asseverato vuol dire giurata, pena di responsabilità da parte del tecnico, che dice che là c'è il bagno, là c'è la cucina, qua ci sono due posti letto, qua ci sono tre posti letto, lì c'è un divano letto. È molto importante tutto ciò. Però a volte succede, no? Che c'è questi dubbi. Perché loro, i comuni, tendono a risparmiare, no? Hanno già un ufficio dove ricevere comunicazioni, vi dicono andate lì. È ovvio che, cioè, se voi volete,
Il tempo può essere o, cioè, o per controllare il tempo, magari volete sapere che giorno è, usate un calendario. Se volete sapere che ora è, usate un orologio. Però molto probabilmente potrebbe essere venduto dallo stesso negozio, calendario, orologio. Siete voi che volete sapere cosa volete. Come fate? Cioè, sapete che se è una locazione turistica ci sarà una comunicazione, se invece è una casa vacanza ben affitta camere, extraalberghiero, scia. Poi c'era Francesco che chiedeva, bisogna rilasciare ricevuta all'ospite. Allora, la ricevuta quando, normalmente quando richiesta, perché i portali ce l'hanno, i portali rilasciano la loro ricevuta, ma quando richiesta bisogna rilasciare la ricevuta e ovviamente questo lo consiglio soprattutto se uno ha molte prenotazioni dirette, ma a questo punto se uno poi ha tante prenotazioni dirette e meno prenotazioni collegate dai portali, sarebbe meglio farle sempre per avere un po' di continuità. Sono quelle ricevute anche madre e figlia, molti usano quelle che hanno dietro la carta copiativa, su cui bisogna applicare una marca da bollo da 2 euro ogni volta si superano 77,04, le vecchie 150.000 lire. Infatti 0,4, la precisazione del 0,4 fa un po' ridere, no? Un po' la solita burocrazia italiana. però è così. E poi c'è Maria che chiede se c'è un facsimile di contratto per 1 o 2 giorni di soggiorno. Sulla base delle loro esigenze, Lucrezia, vi dico, lasciate stare i facsimili, perché io ho visto tanti facsimili in giro che sono il peggio che vi può succedere. Voi dovete avere un contratto personalizzato sulla base delle vostre esigenze. Quando mi dite facsimili, la capisco che cioè, manca un po' di, non dico cultura imprenditoriale, ma non mi potete affidare poi troppo a quello che c'è online, perché io ne ho viste di tutto. Per esempio, in molti casi è competente il foro di... No, nella locazione il foro è dove c'è l'immobile. Oppure è legge domicilio conduttore nella locazione. No, non è così. Quella è una clausola che non funziona. Lui per tutte le comunicazioni deve fare riferimento sempre a dove ha la residenza lui. Quindi vedete che questi contratti non sempre sono fatti sulla base di una certa conoscenza. Io eviterei piuttosto farei un contratto ad hoc. C'è l'ultima domanda di Andrea. Chiede infine cortesemente se è corretto fatturare tutti i pernottamenti a nome dell'SRL, detrarsi tutti i costi e procedere a accreditare finanziariamente successivamente il pernottamento al proprietario detraendo le commissioni del property, quindi l'SRL agirebbe in suo nome e per conto del proprietario, corretto? Guarda, dipende molto quello che se hai mandato con o senza rappresentanza, se sei un property, se sei un agente immobiliare, e dipende anche da cosa hai deciso di fatturare agli ospiti. Quindi non c'è un modo corretto, c'è che cosa è scritto all'interno del contratto e qual è la tua linea. Anche a me spesso dicono, avvocato, mi voglio sapere solo come fatturare. Dipende da come lavori. Ci sono varie modalità di fatturazione. Fatturiamo tutto al proprietario, fatturiamo una parte il property, una parte agente immobiliare, fatturiamo tutti i turisti all'ospite, dipende cosa facciamo. Quindi anche qua, come vedete, non è possibile rispondere a questa domanda. Piuttosto, se poi è necessità, ne possiamo parlare in privato. Ma tecnicamente, vedete come certe cose devono calzare sulla vostra attività. Ecco perché molto spesso mi dicono, ma ho trovato un facsimile. Che cosa c'è scritto? Perché a volte ci sono addirittura, ho trovato delle clausole, l'una contraria dell'altra. C'è una dove dicono il property manager paga entro il 20, il property manager pagherà al 28 del mese. Successivo. Allora, il 20 pagherà entro il 20 del mese successivo, in un'altra clausola c'è scritto pagherà il 28 del mese. E là, fatemi capire, perché c'è una responsabilità contrattuale se io ti pago il 28 o il 20 del mese dopo. Cioè tu mi potresti dire, guarda che mi stai pagando dopo, tecnicamente io posso recedere dal contratto, perché, oddio, non è proprio un caso grave, mi hai pagato una volta dopo, però se te lo fai sempre uno potrebbe dire, non va bene così. E che cosa si applica? Questo è il problema di tutti i contratti che vanno per i facsimili. Se abbiamo ancora 2 minutini, Giuseppe, ti chiedo, abbiamo ancora 3 domande. Se ho un appartamento con 2 camere ma lascio l'affitto solo ad una camera, si rientra sempre nella definizione di casa vacanze? No, la casa vacanze è per intero. Al massimo, se hai solo una camera da allocare, potrei usare la frazione di immobile come locazione turistica. E quindi praticamente darei locazione a una frazione di immobile, ma una sola camera. La casa vacanze è obbligatoria per intero.
E in molti casi, mi viene in mente il Lazio, non puoi avere neanche la residenza all'interno. Qui questioni prima casa o altro, tra l'altro anche pericolose, perché normalmente residenza vuol dire essere in un posto per 183 giorni lavorativi, sono 230 liberi, vuol dire affittarlo per gli altri 135 giorni l'anno. Sai quanti hanno prima casa? Hanno pagato lì, non pagano lì, pagano l'età, hanno pagato le imposte di registro e tutte le imposte ridotte e poi affittano 300-350 giorni l'anno. Cioè se là c'è un controllo a parte agenzia di entrate, dove c'è scritto nella stessa dichiarazione quanto le posseduta, solo 10 giorni all'anno, il resto l'ho affittata, l'ho data in locazione. Allora l'agenzia di entrate potrebbe dire fammi capire come funziona, cioè che cosa stai facendo realmente. E quindi potrebbe andare anche a recuperare tutta questa tassazione con 30% di sanzioni e quant'altro. Un po' lei, come il detto, no? Non succede, ma se succede, poi sono guai. Perché? Cioè, perché magari una cosa, cioè a voi, Lucrezia, tutte le persone che sono qui amano questo lavoro. Quindi io mi chiedo, perché dobbiamo trovare escamotage? Facciamolo e facciamolo bene. Piuttosto, se ci piace, pensiamo come crescere. E crescere bene, strutturarci. Pensiamo a questo, ma non è più il mondo dei sotterfugi o altro, questo non esiste più, ma già non esiste più dal 2017-18, io lo vedo in giro, quindi piuttosto datevi, cavolo, a me piace tanto, quindi piuttosto chiedete loro come funziona il gestionale, come possono aiutarvi, cercate, ok, magari altri immobili, cercate di capire, ok, mi serve, devo parlare con un commercialista perché voglio aprire una ditta individuale, che cosa serve? È compatibile con il mio lavoro da dipendente? Sono un dipendente statale? Piuttosto chiediamoci come crescere, ma non stare nel proprio piccolo orticello con sotterfugi. Che piacere c'è? Ecco, c'è accogliere i turisti addirittura con una paura, poi, sì, ma se mi beccano, non ha senso. Tra l'altro è un bel lavoro. A te piace? Penso che a te piace questo lavoro, vero? A me piace tantissimo questo Tantissimo, se no non, io credo non saremmo qui oggi. lavoro. Anche a loro, quindi non vale la pena veramente non far sotterfugio, ma piuttosto Infatti, questa è la giusta mentalità da avere. E Silvia chiede: come property manager di una locazione turistica, il contratto che si può stipulare con il cliente può essere solo per la riscossione delle provvigioni o come property si hanno obbligatoriamente più responsabilità? beh, innanzitutto il cliente chi è? Tecnicamente è il proprietario o è l'ospite? Con il proprietario devi fare un contratto di property. È normale, un contratto di gestione, qui devi stabilire cosa farà lui e cosa fai tu. Con l'ospite devi fare un contratto di locazione turistica. E quindi se scrivi un contratto di locazione turistica, che cosa succede? Che all'interno non devi scrivere la riscossione di provvigioni. Il property lavora normalmente rappresentando il proprietario. Quindi quel contratto di locazione turistica lo firmi tu, ma tecnicamente tra il proprietario e l'ospite, quindi deve regolare il rapporto di locazione turistica. Tutta una serie di attività non ci dovrebbero essere proprio indicate. Quindi ecco perché vi dico, forse Silvia, c'è un po', non voglio dire di confusione, ecco, ma bisogna un attimo capire. In molti che cosa fanno? Partono, vanno a parlare con il proprietario, con i facsimili, poi vedono che le cose non quadrano e si chiedono, mamma mia, cosa devo fare? È un peccato perché poi fate una magra figura con i proprietari, loro dicono noi vogliamo più avere a che fare con voi, è veramente un peccato, no? E magari voi avete fatto già anche degli investimenti, vi siete strutturati, sito internet, no? Per usare magari Logify o qualsiasi cosa, è un peccato. Quindi magari queste vanno sempre un po' pianificate prima. Diciamo che poi l'investimento fatto non darebbe quel ritorno aspettato, anzi porterebbe guai, come si dice. È vero, è un peccato. Ed è un peccato. E poi c'è Chiara che chiede quando pagare la tassa di soggiorno, quando versare la tassa di soggiorno. In ogni comune dove è prevista la tassa di soggiorno c'è una delibera. C'è una delibera comunale, vuol dire che è un atto con cui è stata approvata l'introduzione della tassa di soggiorno, c'è scritto per cosa si userà, c'è scritto come dovrà essere pagata, da chi, quali sono le esenzioni e come. Via portale, via PagoPA, via bonifico, 2 volte l'anno, tutti i mesi, ve lo dicono loro, però voi dovete fare riferimento alla delibera. Delibera comunale, non potete sbagliare. A volte addirittura ci sono alcune delibere comunali molto vecchie che non prevedono la possibilità per una locazione turistica di incassare la tassa di soggiorno. Per quell'attività non è previsto, solo case vacanze, B&B, affitta camere. Io chiuderei con l'ultima domanda, dimmi tu, ce ne sono ancora un paio.
Dimmi tu se hai ancora 2 minutini. Io Cioè... non ho impegni fino alle 7:15. Perfetto. c'è Massimo che chiede se il contratto di locazione turistica può essere anche verbale. No, assolutamente no. La locazione è un contratto scritto sempre. Poi che non lo registriamo perché dura meno di 30 giorni, va bene. Questo ce lo dice il testo unico sull'imposta di registro. Bensì i contratti di locazione sono tutti contratti che vanno per iscritto. È obbligatoria, o meglio, ci potrebbe essere anche il contratto verbale, però a noi non serve. A noi serve metterlo per iscritto perché ci sono tutta una serie di indicazioni e poi ci serve nel momento in cui dobbiamo utilizzarlo e quindi tecnicamente dovremo avviare una lite in tribunale. Poi c'è Cristina che chiede se gestisco gli affitti turistici per un'agenzia e devo aprire una partita IVA in regime forfettario. Che codice Ateco devo avere? Se gestisci affitti turistici in un'agenzia, tecnicamente bisogna vedere che tipo di contratto utilizzi, che cosa fa l'agenzia, come vengono destinati gli immobili ai turisti. Quindi non è una questione di codice Ateco. Quello che vi do, il suggerimento che vi do, non copritele con attività di marketing, attività di consulenza all'impresa, no? Siate un po' più specifici. Cioè, andate nello specifico e cercate di capire cosa dovete fare, cosa fa l'agenzia e quant'altro. Perché qua mi dici che, guarda, se gestisco gli affitti turistici per un'agenzia, quindi tecnicamente l'agenzia parla con i proprietari e lei è sul territorio. Quindi già qua capiamo che lei fa un'attività diversa da quella che magari Property, perché Property invece si occupa di fare tutta l'attività. Lui ha rapporti con i proprietari, non con l'agenzia. Ecco perché bisognerebbe un attimo inquadrare l'attività. Ok. Poi leggo l'ultima e poi concludiamo. In anonimo chiedono: vorrei tornare un attimo sulla locazione turistica di una parte dell'immobile, che ho capito che è possibile. Quindi potrei dedicare due settori distinti della casa a locazione turistica distinta a due diversi gruppi di turisti? No, è sbagliato. Se noi lavoriamo con una frazione di immobile e una frazione di immobile, non più frazioni di immobile, perché più frazioni di immobile destinate ai turisti non è altro che l'affitta camere. E non la penso soltanto io così, ma tutte le attività regionali che vi riconoscono il CIR, il CIS, praticamente vi danno questi codici regionali. Se trovano che voi avete chiesto un codice regionale per una locazione turistica e trovano più annunci, allora per loro quella è un'attività di affittacamera. Quindi che succede? Che voi magari lavorate come privati, ma quell'attività è un'attività imprenditoriale, quindi scatta la comunicazione alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate, che vi aprirà una partita IVA, recupererà i redditi e recupererà le sanzioni, il 30%. No, lo so che in tanti lo fanno, è sbagliato. Poi, ora, siete qui con noi e cerchiamo di spiegarvi come vanno le cose. Ma sapete com'è? Ce lo dicevano anche le nostre mamme sin da piccoli, liberi di. Penso che siamo cresciuti così, no? Nel nostro mondo noi siamo liberi di. È ovvio che ogni azione poi corrisponde a una reazione. Se abbiamo fatto qualcosa che contrasta con la normativa regionale o nazionale, ok, dovremo poi essere disposti a comprendere le conseguenze. Io con questo concluderei e ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento, per questa live insieme. È stato super interessante, sei stato esaustivo con tutta la panoramica. Poi appunto abbiamo accennato anche un po' al futuro, no? Di tutto ciò che sta succedendo nel settore. Se puoi andare avanti con l'ultima slide di ringraziamenti. Vi ricordo infine per chi volesse approfondire su Logify, sul nostro software, ci sono anche 7 giorni di prova completamente gratuita e ci sarà una demo personalizzata, abbiamo la parte di onboarding gratuito e all'interno sia del nostro sito che del nostro software avete tutte le risorse gratuite a cui potete accedere. E vi ringrazio per la presenza, siete stati tantissimi, anche per le vostre domande, e ringrazio di nuovo Giuseppe Lattanzio, l'avvocato dell'extraalberghiero. Grazie mille. Che dirvi? Non so se ce ne saranno altri, io sono disponibile perché veramente avete raccolto persone davvero davvero interessate. Sono veramente felice e auguro il meglio a tutti, a te Lucrezia, alla società che mi ha ospitato e a tutti quanti. Sono veramente felice.
Grazie mille. Grazie.